Bentrovate ad un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura. In apertura, avevano messo a segno una maxi frode nella commercializzazione di carburanti, sequestrati oltre 7 milioni di euro dai finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano di Napoli, nelle province di Napoli, Roma, Catania e Siracusa, denunciate 25 persone e 23 giuridiche per contrabbando di prodotti petroliferi e reati fiscali, tra i molteplici la sottrazione al pagamento dell'accisa, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesse dichiarazioni fiscali. Al centro della frode ci sarebbe una società di capitali maltese e il suo amministratore. I reati di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia sono in calo nel 2023, ma rimane alto il numero dei femminicidi. Al 3 dicembre sono 109 le donne uccise, di cui 90 in ambito familiare o affettivo, 58 da partner o ex partner. Dati che emergono dal report elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Polizia. Un fenomeno che induce ad una riflessione sotto diversi profili, anche quello giornalistico, come richiamato in queste ore dal presidente dell'UCSI Sicilia, Unione Cattolica Stampa Italiana, Domenico Interdonato, in riferimento alle parole pronunciate da Gino Cecchettini durante i funerali della figlia. Neppure Gesù ha perdonato i carnefici, aveva dichiarato il padre della ragazza uccisa, notizia che non risponde alla realtà storica dei fatti, perché Gesù sulla croce ha espresso parole diverse, ha precisato in una nota Interdonato, che ha invitato i giornalisti a tutelare la verità. Vendevano capi contraffatti spacciandoli per originali. Sequestrati a Catania 78 capi di abbigliamento aventi loghi contraffatti. L'operazione Le Fiamme Gialle è scaturita da una denuncia presentata da un commerciante che segnalava la vendita in un noto negozio del centro di Catania di indumenti sui quali era stata falsamente riprodotta una famosa griff tutelata. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di risalire alla filiera commerciale, appurando che la distribuzione della merce risultava avvenire tramite un grossista presente sul territorio etneo. La polizia ha intercettato in via Palermo un pregiudicato di 36 anni a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la sua marcia per eludere il controllo. È stato poi bloccato in via Marsala e condotto in questura. Dagli accertamenti si è appurato come il soggetto in questione fosse destinatario della misura dell'affidamento ai servizi sociali, con l'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione dalle 19 alle 6. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per resistenza pubblico ufficiale ed è anche stato denunciato per danneggiamento aggravato, in quanto ha scatenato la sua rabbia contro un infisso della camera fermati. Arrestati i gestori di un panificio di AC Catena, padre e figlio rispettivamente di 60 e 29 anni, per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emerso che il panificio era un sito di stoccaggio o smercio di droga, ma non sono, sono stati evidenziati anomali consumi di energia elettrica per un danno stimato in 110.000 euro. Rovistando tra i sacchi di farina e contenitori di ingredienti per pizze, trovati anche circa 300 grammi di marijuana. I carabinieri hanno poi trovato oltre 3.000 euro in contanti, un mazzetto di banconote contraffatte del taglio da 50 per 4.500 euro complessivi. Per quanto invece riguarda l'aspetto igienico-sanitario, ammonta a 2.000 euro la sanzione amministrativa elevata dal NAS. Ed è l'ultima notizia dell'informazione flash di Futura. Grazie per averci seguito. Arrivederci.